Bella a tutti ragazzi e bentornati su FIFA 17. Come vedete oggi non faremo né il viaggio di Hunter né altre partite in Ultimate Team, ma andremo ad utilizzare dei gettoni draft che mi hanno dato per aver prenotato il gioco. Ne ho tre. Andremo oggi per la prima volta a giocare sul Draft Foot per fare la famosa challenge 190 draft. Non potremo farla 190, credo, forse sì, forse no, non lo so. Useremo un gettone draft e proveremo oggi a cercare di fare la squadra migliore che ci potrà venire fuori. Vediamo cosa ci viene fuori. Se è una squadra buona, magari potrei farci anche una partitina più avanti o anche nel nostro video. Ma andiamo subito a scegliere il modulo per provare a fare il miglior draft possibile ad oggi. Io come modulo non so mica che prendere. Proverei un 4-3-3 offensivo, magari un modulo di merda, ma lo scopriremo solo vivendo. Cominciamo scegliendo un capitano. Ottimo ragazzi, qua potremo già partire con un bel Cristiano Ronaldo. Con un bel Cristiano Ronaldo Sif, credo. Boh, vabbè. Quindi scegliamo Cristiano Ronaldo in attacco e proseguiamo con l'ala sinistra, dove potremo scegliere un buonissimo. Oh oh oh. Scegliamo Neymar. Scegliamo Neymar, ovviamente. Andiamo a vedere nell'ala destra cosa possiamo prendere. Qua siamo già cagati perché non c'è nulla. No, non c'è nulla che può fare intesa. Prendiamo attualmente, secondo me, il migliore che si può scegliere. Potremmo provare a fare una francese o un italiano che la parte con Berardi. Vabbè, scegliamo Berardi, magari ci facciamo una ibrida italiana-spagnola. Proseguiamo con il centrocampista offensivo centrale. Che schifezza, ragazzi. Prendiamo il meno brobrioso, prendiamo Maxim, che dovrebbe anche avere 5 stelle skill. Boh, non lo so, pare di sì. Proseguiamo con il centrocampista centrale, la nostra... Oh! Abbiamo quelli di Halloween. Allora, Pirlo, potremmo metterlo dall'altra parte per fare intesa con Berardi. Fellaini non c'entra un cacchio in questa formazione, non ci starebbe neanche bene. Giusto? No, assolutamente no. Quindi io direi di prendere Pirlo e metterlo da sta banda. Qui? Ah, possiamo farlo solamente alla fine? Ok, interessante. Qua che possiamo prendere? Direi ovviamente Arda Turan. Ecco qua. Ok, già un po' meglio. Arda Turan qua, di qua Pirlo. Proseguiamo con il terzino sinistro qui in basso. Vediamo che può venire fuori. Vabbè, io direi tutta la vita Alba. Sì, tutta la vita Alba direi, però... vabbè, mettiamo intanto Alba, dai. Poi eventualmente facciamo una bella intesa forte lì a lato. E comunque abbiamo già una valutazione abbastanza alta. Passiamo al difensore centrale. Dobbiamo sistemare il centrocampista centrale, dobbiamo sistemare perché fa abbastanza schifo. Io di fare una metà completamente... però anche Pepe non è male. Diciamo che così sia proprio un'intesa assurda avremmo come livello. Quindi vabbè, mettiamo picchi, al massimo modifichiamo dopo ragazzi, non c'è fretta. Passiamo al terzino destro che deve essere necessariamente un italiano, speriamo venga fuori un italiano perché sennò siamo nella poppa più profonda e ovviamente non c'è proprio nulla che ci può aiutare. Mettiamo Bellerin che è veramente forte, ma lì la situazione è abbastanza critica, abbiamo un 82 valutazione, l'intesa è bassetta. Passiamo al difensore centrale da questa parte, vediamo che ci può mettere qui. Io proporrei qua un bel Bonucci nella speranza che ci venga un italiano come terzino destro dopo, tipo un Abate. Portiere speriamo in un Buffon o comunque in una Serie A. Vediamo che ci viene fuori. Perfetto ragazzi, io direi di andare a porre Marchetti qui in basso. Come vedete la valutazione e l'intesa sono già molto elevate. Dovremmo cercare adesso di sistemare la situazione con le riserve. Quindi vediamo un po' che ci viene fuori qui. Allora, come portieri prendiamo in qualsiasi caso questo qui, perché magari, vabbè, gli altri non avevano niente a che fare con la nostra squadra, è comunque un'ottima squadra questa. Ok, vediamo un terzino, qua chi sono questi? Prendiamo questo, ma vabbè. Proseguiamo, vediamo cosa ci viene fuori.
Cerchiamo un centrocampista. Oh, ecco il terzino destro che volevo. De Silvestri, cioè non è quello che volevo, però almeno possiamo aumentare. Oh, ok, l'intesa è quasi a 100 e la dotazione è molto elevata. Li proseguiamo. Devo sistemare quel centrocampista offensivo centrale a tutti i costi. Eccoli qua. Allora, se mettiamo Gerrard. No, ma che sto a dire? Vabbè, prendiamo Gerrard comunque in qualsiasi caso. Se lo mettiamo al posto di. Oh, abbiamo una intesa abbastanza buona. Lì non ci sta molto bene lui, però l'intesa è 100 e la valutazione è 185, quindi stiamo andando bene. Continuiamo, cerchiamo di migliorare il centrocampista offensivo centrale, ragazzi, perché sta venendo fuori veramente un ottimo draft. De Bruyne lì è buono. Un Parolo, come ci starebbe? Proviamo a vedere. Parolo lì con l'italiano. Farebbe un'ottima intesa, però siamo sempre nella situazione precedente. Se mettiamo un Ramsey lì non c'entra niente, un Medel neanche, un De Bruyne neanche. Quindi prendiamo comunque Parolo che si avvicina meglio come specifiche, perché è italiano, ma boh, potevamo evitare, cioè non c'è niente di buono lì comunque. Bale, Messi, Tevez, ragazzi, qua. Qua ragazzi, veramente. Io direi di prendere comunque un 93 per aumentarci le statistiche a rigor di logica. Quindi prendiamoci Messi. Perché comunque si può mettere di là. Bah, vabbè. Andiamo avanti. Non sistemare con centrocampista offensivo centrale, ragazzi. Perché siamo messi male qui, Continuiamo a trovare schifezze. Ah, raga, qui. Boh, boh, boh. Proviamo a prendere un Hernanes. Boh. Comunque è un 185 fino adesso, ragazzi, non è male. Per essere il nostro primo draft, vado su 17, è buono. Vediamo un po' qui. Si può provare a mettere Quagliarella in attacco, fare più intesa, quindi col centrocampista Parolo. Sicuramente la scelta migliore da fare questa. Prendiamo Quagliarella, vediamo se lo mettiamo qui. Vedete? Se adesso andiamo a mettere Parolo qui. E Ronaldo lo mettiamo al posto di Bellerin. Non so, di Hilbert. Provo a aumentare la valutazione. No. Hilbert al posto di Maxim. Ok, 185. Qua abbiamo un'intesa 100 con tutti molto messi bene in campo. Comunque è un'ottima formazione questa. Quel Quagliarella lì sopra mi fa un po' schifo, Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di più interessante. Abbiamo Salah, ma è più basso, Fonte. Prendiamoci un Kagawa da mettere in panca. Ormai puntiamo a prendere giocatori più forti. Ok, rimane uguale. Abbiamo ancora tre giocatori, ragazzi. Dai, tentiamo il tutto per tutto. Sono molto curioso se riusciamo a fare veramente bene. Qua, ancora Salah, che schifo. Prendiamo Salah. Prendiamo un Salah. E lo mettiamo al posto di Bellerin. Vediamo se aumenta la valutazione. No, purtroppo no. Abbiamo ancora due possibilità. Un 185, ragazzi, fa un po' schifetto. Sì, vabbè, gli argentoni. Che sfiga è? Va bene, prendo uno a caso. Abbiamo l'ultima occasione per migliorare un po' la squadra. Ma secondo me qui abbiamo raggiunto il massimo che potevamo fare. Infatti, infatti. Brahimi. Forse con Brahimi possiamo aumentare un po' la. Oh, Strootman. Strootman lì. Strootman come centrocampista. Vabbè, ma Pirlo è più forte. Andiamo a prendere Brahimi, almeno aumenta un po' la classifica, le statistiche. Quindi questo è il massimo che potremmo fare. Andiamo a togliere Hernanes, che è quello che aumenta meno. La rotazione degli animatori rimane 85, ragazzi. Vabbè, è il nostro primo draft. Un 85 non è male. Mi fa un po' schifo quel Quagliarella lì sopra. Mi fa un po' schifo quel Quagliarella lì sopra, indubbiamente. Proviamo a fare una mossa di questo tipo, che è una mossa un po' rischiosa. Comunque l'intesa ci rimane a 100. Io proverei a mettere Hernanes. Vediamo un po', ragazzi, qui. Valutazione è lo stesso. Potremmo cercare di aumentarlo, vedete, possiamo ancora fare una piccola mossa qui. Mettendo un Quagliarella qui, ma. Bah. Oh, 186, ragazzi!
186, veramente buono per essere il tuo primo draft. Quindi la squadra è fatta così. Dobbiamo andare a mettere l'allenatore. Che allenatore mettiamo? Un Conte italiano? Ci tocca mettere Conte qui, raga. Vabbè. Quindi la squadra è così completata. Il video penso lo finiamo qui con il riepilogo Food Draft. I migliori giocatori sono loro. Abbiamo un'ottima valutazione totale. Un 186 finale, che è veramente buono. Quindi il nostro episodio finisce veramente bene qui. Quindi lasciate un like, un commento se vi è piaciuto questo Food Draft da 186, che è il nostro primo tentativo, ricordiamolo. Se vi è piaciuta la partita, se, sì, la partita, il video, scrivetemi sotto se volete che ci provi a giocare con questo draft per provare a vincerlo. Quindi magari il prossimo video potrebbe essere cercare di vincere il draft, ma la vedo piuttosto dura. Ringrazio per questo video, lasciate un like, un commento se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo presto su Jackie Channel con nuovi gameplay. Bella a tutti, ragazzi!